Ciao a tutti cari amici del tubo e benvenuti nel canale di Marionetta Matta. Il video di oggi vuole essere un messaggio di incoraggiamento per voi che mi seguite e per il disegno principalmente, perché da quando ho aperto il mio canale mi sono arrivati tanti messaggi di voi ragazzi e ragazze che disegnate però magari non vedete molti risultati, messaggi in cui mi dite: Marionetta Matta, io purtroppo non arriverò mai a certi livelli perché non ho fatto nessuna scuola, non ho fatto nessun corso di comics eccetera. Quindi ho deciso di creare questo video intitolato "Tutti possono imparare a disegnare" per dimostrarvi che in realtà le cose non stanno proprio così. Diciamo che questo è un po' un video confessione di Marionetta Matta. Vi illustrerò brevemente il mio percorso artistico. Tanto c'è poco da dire. Io non ho fatto nessuna scuola di disegno e nessun corso particolare. Non sono andato al liceo artistico, non ho fatto nessun corso privato di comics. L'unica cosa che ho fatto è stato un corso base di Photoshop, ma questo ha poco a che vedere con il disegnare. Photoshop più che altro è uno strumento per disegnare. Sarebbe come dire: ho fatto un corso per imparare a tenere la matita in mano. Io non sono un illustratore, né tantomeno sono un grafico, non faccio questo per mestiere. Quindi tutto quello che vedete sul mio canale, i disegni che faccio, i tutorial, eccetera, sono solo frutto della mia passione. E nulla più. Dovete sapere che quando ero ragazzino io non c'era ancora internet, quindi se si voleva imparare a disegnare da autodidatta bisognava fare una semplicissima cosa: mettersi davanti ai cartoni animati con un foglio, una matita e una gomma. Ed è quello che facevo io. Io mi mettevo davanti a Bim Bum Bam, un programma di Mediaset. Il conduttore ai tempi era addirittura Paolo Bonolis, mi ricordo, incredibile. E mi mettevo lì davanti e guardavo i cartoni animati di allora, che erano Quasi Magia Johnny, Magica Amy, Creamy, che altro facevano? Insomma, questi cartoni un po' datati, Memole. E mi mettevo lì davanti e cercavo di fissare dei punti per poter disegnare, insomma, velocemente fare dei piccoli schizzi di disegno dei personaggi. Quindi durante tutto il periodo della mia adolescenza io ho maturato questa mia passione semplicemente guardando. Disegnavo tantissimo, questo è poco ma sicuro. Ero sempre lì con la matita in mano e poi quando a un certo punto ho scoperto la china mi si è aperto un mondo, insomma. Ero alle prime armi e quindi comunque sia per me era tutto nuovo e bello. Un po' quello che sto rivivendo adesso con il digitale. È tutto nuovo ed estremamente bello, perché nel digitale veramente si possono fare tantissime cose. Veramente mi si è aperto non un mondo, un universo attraverso il digitale. Ora è chiaro che io non sono il miglior disegnatore del mondo, ma non sono neanche il miglior disegnatore d'Italia, voglio dire. Cioè, io faccio dei disegni, c'è a chi piacciono e a chi non piacciono. Per esempio una ragazza, ce l'ho segnato qui, Simi84, mi ha mandato una serie di messaggi questa settimana dicendo che a lei i miei disegni non piacciono, perché per esempio mi faceva notare che alcuni miei disegni mi trema un po' la mano, quindi la line art è un po' tremolante, e altri disegni li potevo fare un pochino più approfonditi, eccetera eccetera eccetera. Ma questo è assolutamente normale e ci sta che qualcuno ti dica: no, a me non piace questo disegno, potresti fare di meglio. È un motivo anche per spronarti a fare di più, come lei stessa ha detto nel commento. È altrettanto chiaro che se si facessero dei corsi e delle scuole, sicuramente la forma mentis sarebbe più ampia. Si imparerebbero tutta una serie di trucchi che magari da solo impari in tanti anni. Io comunque non ho fatto nessuno studio, ho solo comprato dei libri di disegno del corpo e alcuni più approfonditi, magari del volto, eccetera. E attraverso quelli ho imparato delle tecniche che mi permettessero di disegnare. Poi la mia vocazione è sempre stata quella di disegnare manga e quindi automaticamente ho trasportato la mia esperienza nel disegno manga. Quindi con questo video non voglio scoraggiarvi a frequentare il liceo artistico o dei corsi di manga. Voglio però incoraggiarvi, specie per quelle persone che per vari motivi, come me, non hanno potuto frequentare queste scuole. La tecnica è senz'altro importante, però ci si arriva anche senza frequentare delle scuole.
E poi c'è sempre tempo di migliorarsi una volta che magari si è scoperto veramente una passione incontrollabile per questo tipo di arte, si può sempre comunque ampliare il discorso facendo dei corsi privati in seguito, quando magari si avranno delle possibilità economiche. Per quanto riguarda invece il disegno digitale, il discorso è un po' diverso, nel senso che si devono avere i mezzi necessari per poter disegnare in digitale. Cioè, a me a volte capita di vedere dei disegni su DeviantArt, dei disegni fatti in digitale che ti fanno rimanere a bocca aperta. Sono bellissimi, stupendi, però è chiaro che quelli che fanno questi disegni hanno una tavoletta grafica Cintiq o similari. La Cintiq è quella tavoletta grafica fatta a schermo, in poche parole tu disegni direttamente sullo schermo e quindi non hai l'handicap di dover disegnare sulla tavoletta grafica e non poter guardare la tua mano ma dover guardare lo schermo. Tanto per capirci, è la tavoletta grafica che utilizza Richard HTT, che probabilmente attraverso il canale YouTube ha fatto diversi soldi e ha avuto la possibilità di comprarsi questa tavoletta grafica. Giustamente, lo avrei fatto anch'io, con questo non sto giudicando in maniera negativa Richard HTT, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che per comprare una tavoletta grafica del genere devi avere un po' di soldi, perché quelle tavolette costano dai 1500 euro in su. Quindi io non escludo che un domani potrò comprarmi anch'io quella tavoletta grafica. Se vedrò che questa passione un giorno si concretizzerà anche in qualche cosa di più, come appunto un lavoro. Come lo è per Richard HTT, perché per lui YouTube è diventato un vero e proprio lavoro. Allora è chiaro che anch'io penserò di comprarne una. Attualmente però non posso permettermelo e a questo punto preferisco disegnare, fare dei disegni che siano un pochino più, come dire, tremolanti rispetto al disegno con una Cintiq, però non avere questa enorme spesa da fare. Quindi questo discorso, alla fine, tirando un po' le somme, vuole essere un incoraggiamento per voi che mi seguite e che avete il desiderio di imparare a disegnare. Io non sono sicuramente il miglior disegnatore che c'è in circolazione, però ho fatto delle piccole esperienze nel percorso artistico da autodidatta e cerco di portare questa esperienza al pubblico, quindi a voi, per darvi una possibilità in più. Tutto qui. E adesso, prima di concludere il video, voglio farvi vedere qualche disegno di quelli che facevo un tempo. Ci sono dei disegni, dei piccoli fumetti che non sono mai riuscito a concludere, chiaramente. Ecco, adesso ve ne faccio vedere alcuni, li avevo già preparati. Questo è un tizio che sta al mare con la propria ragazza, disegnato a mano e colorato con gli acquerelli. Come vedete, la ragazza è ancora bianca, quindi o non ha preso ancora il sole o più semplicemente non ho finito di colorare il disegno. Qui abbiamo un'Eva che si specchia in un lago, anche questo doveva essere concluso, però niente, non l'ho concluso. Qui c'è un'altra ragazza, il personaggio di un fumetto che non ho mai iniziato, però questa qui insomma erano un po' le prove tecniche del personaggio principale. E questo è Tetsuo del manga Akira, anche questo disegnato a mano, ripassato con la china e colorato con gli acquerelli. Facevo un sacco di cose con gli acquerelli. Questo invece è fatto solo a matita. È una ragazza che sta tipo sdraiata su un letto e... boh, non lo so, pensa. Poi abbiamo il personaggio femminile di Curiosando nei cortili del cuore, che non ricordo come si chiama, però insomma, eccola qua. E questo è un fumetto che avevo iniziato, una piccola breve storia d'amore tra un ragazzo e una ragazza. Vedete? Ecco, qui si stanno baciando. Avevo creato praticamente già i balloon, le vignette, però non alla fine non l'ho più scritta, insomma. E questo è un altro mini fumetto che avevo iniziato e che chiaramente non ho mai finito, di un bambino piuttosto depresso e di cose che hanno a che vedere con l'ESP, quindi con la telecinesi e cose varie, insomma. Avevo deciso di dividere in questo modo il foglio A4 perché così almeno potevo svilupparlo proprio come se fosse un manga vero e proprio. Anche questa è un'altra avventura, iniziata e mai finita. C'era questo personaggio che aveva una faccia da schiaffi tipo Goku di Dragon Ball, infatti a quel tempo andava molto ancora Dragon Ball. In effetti va ancora, quindi la cosa è abbastanza preoccupante. Una ragazza stile Sawako di Arrivare a te, anche se a quei tempi Sawako non esisteva ancora.
E qui un'altra storia d'amore, perché io ero un gran romanticone, insomma, ai tempi. E quindi, insomma, disegnavo sempre queste cose, sempre con questi innamoramenti impossibili tra ragazzi e ragazze, insomma, sempre con quel pizzico di ironia tipico dei manga. Bene, sono contento di aver fatto questo video perché mi ha permesso di farvi vedere un po' il mio percorso da quando ero un ragazzo, un adolescente, fino ad oggi, insomma. Vi ringrazio per avermi seguito. Se il mio video vi è piaciuto e se il mio canale, insomma, lo trovate utile, vi chiedo sempre la gentilezza di aiutarmi a condividerlo, perché così almeno mi permetterà, insomma, di farmi conoscere un pochino nel web. Allora non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Ciao ragazzi, ciao!